Il custode dei suoni del sud, Peppe Barra, questa sera alle 21 sale sul palco della 12ª edizione di Botteghe d'autore, che si chiude oggi a Corleto Monforte. Lo definiscono attore, cantante e autore, ma lui è molto di più di tutto questo, e dopo aver raccolto la staffetta dalla mamma Concetta, Peppe Barra è diventato il cantore di quella dimensione in cui palpita il cuore di Napoli. Era il 67 quando si unì a quel gruppo di giovani che, fondando la nuova compagnia di canto popolare, iniziò a rielaborare materiale musicale antico. Dentro c'era il teatro, la commedia e la tragedia, c'era l'elemento metrico colto, c'era la ricerca sul campo per recuperare quel patrimonio di villanelle e laudi che altrimenti avremmo perduto. Insieme a De Simone, D'Angiò e agli altri, Barra andava nelle feste di piazza dell'entroterra per mettere in atto l'operazione recupero. Oggi, in quelle stesse piazze, continua a diffondere quel tesoro salvato, recuperato ma soprattutto attualizzato e trasformato secondo suggestioni irriproducibili altrove. Siamo addirittura d'arrivo con la 12ª edizione e possiamo dirci davvero soddisfatti. È quanto ha dichiarato il direttore artistico di Botteghe d'autore, Ivan Rufo. E spenga il lira, può fare compare, sto sotto rebbata, chi stio destino, ma c'è chi paga e perciò la sta.